anche oggi ho avuto il coraggio di rivolgerle la parola. Quando me la trovo davanti, mi immobilizzo e non riesco a fare niente. E non capisco il perché. Ma è ovvio, sei uno sfigato. Non capisci che sei tu l'uomo, sei tu che devi prendere iniziativa e far vedere chi comanda. Ascolta un esperto, è così che si trattano le donne, con durezza. Certo che siete veramente senza speranza. Non capite che le ragazze non vanno né trascurate né aggredite. Prendete me ad esempio, cerco di conquistarle, addolcirle, rassicurarle. Pian piano si diventa a dir poco irresistibili. Non lo so, mi sembra un metodo un po' troppo diretto. Non si può fare in modo di avere meno contatto possibile. Ma che diretta diretta, questo è anche troppo delicato. Ricordati una cosa, loro sono la preda, noi siamo i predatori. È così che funziona. Si vede che hai poca esperienza nel campo. Come pensi di poter piacere in questo modo? Le ragazze ancora oggi svengono con fiori e cioccolatini. Per non parlare poi delle lettere, le poesie, le canzoni. Guarda, non mi far pensare ai cioccolatini, che all'ultimo San Valentino ci ho solo rimediato con il cioccolato sciolto dentro la tasca. Mia madre ancora adesso me lo ricorda. Ma cosa fai? Dormi? Fai come me, che mando sempre sms che vanno dritti al sodo. Altro che sms. Guarda che anche le lettere anonime sono ben accette. Magari con dentro una fantastica poesia. Tanto gentile, tanto onesta parla, donna mia, quand'ella altrui saluta. Ma cos'è sta roba? Ma tu l'hai mai vista una ragazza? Faresti meglio studiare di meno e rimorchiare almeno una volta. Vabbè, ho capito. Non mi siete di nessun aiuto. Meglio che chieda a qualcun altro.